Pace e bene, fratellini e sorelline. Questo è l'intro che ho eseguito e pensato per il bellissimo brano di Alessandra, Solo in te la mia salvezza, che ci ricorda l'importanza dell'Eucaristia, dove noi possiamo veramente essere tutt'uno con Gesù Cristo, il nostro Dio, il nostro Signore. Egli è lì presente in sangue, anima e divinità pienamente. E soprattutto ci ricorda che solo in Gesù è la nostra salvezza, nessun altro può esserci salvezza, nessun altro ci può dissetare la nostra sete di infinito, di felicità, di gioia, perché siamo fatti per Dio. Allora, questo intro è semplicemente un mix, se vogliamo, di ciò che a me piace, cioè del blues e della bossa nova. Uso semplicemente tecniche chitarristiche tipiche del blues e quelle della bossa nova, perché nel blues si usa semplicemente mettere il pollice oltre il thumbs on, mettere il pollice per fare i bassi sulla sesta corda. È una cosa normale per un chitarrista blues mettere il pollice qui, magari per noi italiani un po' meno. Però questo apre a sonorità diverse e ad accordi diversi. Senza questo non si sarebbe potuto fare questo La bemolle con la nona. Ecco l'intro, no? Magari il Do minore lo potevi fare anche così, certo. Però poi sul La bemolle non avresti potuto fare questo. Perché insisto anche qui sulla nona. Al canto non l'avresti fatta senza mettere il pollice sopra. È una tecnica che puoi sentire tranquillamente in Jimi Hendrix, soprattutto in Stevie Ray Vaughan. Oggi la usa tantissimo John Mayer. Little Wing non potrebbe suonare senza questa tecnica. L'intro di Little Wing di Jimi Hendrix, no? Vedete il sol fatto in questo modo, perché altrimenti non potrei mai fare questo, eccetera, eccetera. È una tecnica usatissima e permette appunto questi suoni diversi ed è appunto mutuata dal blues. Quindi La bemolle, Mi bemolle settima maggiore che puoi fare qui o qui, è uguale. L'importante è enfatizzare il sol, potresti farlo anche qui. L'importante è far sentire al canto il sol. Quindi Re minore settima, quinta bemolle, Sol settima. Non faccio il basso di Sol, ma faccio il basso di Re. Mi piaceva far restare un basso fisso qui. Quindi fa minore settima, perdonatemi, enfatizzando il La bemolle al canto. Bemolle, anche qui mi piace giocare con il Fa che rimane fisso al basso tra il Fa minore e il Si bemolle. Qui segue il pianoforte, quindi Mi bemolle 7 più, e quindi a chiudere Re minore settima, quinta bemolle, Sol settima. Però qui ho preferito arricchire Sol settima con la quinta diesis, quindi Sol. Il La lo salto, non sto suonando la quinta corda, quindi Sol, Fa, Si, Re diesis. E quindi Do minore. In una miriade di dischi di bossa nova sentireste questo passaggio, magari in altra tonalità, però ecco, è pieno il mondo della bossa nova e di chi ha ripreso quel sound. Chick Corea è uno degli artisti a me più caro, Pino Daniele, dove puoi sentire molto spesso questo passaggio, no? No, io sto vicino a te, in un'altra tonalità, però facciamo una in Do minore, per esempio. Sembra le stesse cose. Per esempio, no? E ti fermi su questo, che è un accordo stupendo, se poi vai a chiudere e risolvere, no? Ecco, questo è tutto, quindi è molto semplice. Sapendo di dover usare il pollice per fare il basso, non c'è niente di difficile, è molto semplice. Vi auguro
Un buon proseguimento del tempo di Pasqua e una buona preparazione per la Pentecoste. Domani è la Domenica della Divina Misericordia. Festeggiamo questo grande amore che Gesù ha avuto per noi peccatori. Io penso che la croce di Cristo sì, cancella i nostri peccati, ci redime, però probabilmente è perché noi, vedendo Gesù crocifisso, riconoscessimo in quell'uomo crocifisso, in quel Dio crocifisso, l'amore, l'oggetto dell'amore ai peccatori che sono stati redenti con quel prezzo elevatissimo. Noi siamo stati veramente acquistati a caro prezzo, al prezzo di Dio. E quindi ora non possiamo fare altro che essere grati a Dio di questo suo amore, di essere stati oggetto di questo amore. E Gesù con la sua risurrezione ci apre le porte ad una nuova vita, a una vita divina, quella vita che il serpente aveva ucciso in noi. Noi l'avevamo voluto dare retta al serpente e il serpente ci ha portato la morte, ci ha portato il male, il peccato, la morte. E Gesù ora ci ha ridonato una vita divina e ci mostra la via per il suo regno. Non resta altro che perseverare nella fede. Con questo vi auguro un buon proseguimento nel vostro cammino. Pace e bene.